Buongiorno a tutti, come al solito postazione di fortuna, vado a fare la manutenzione alla catena, ovviamente a mio modo, cioè perlomeno dopo varie volte che l'ho fatta, il modo che mi risulta più comodo è questo. Per fare la pulizia alla catena utilizzo questo. Allora, scusate il disordine, grasso catena della Castrol, petrolio bianco, spazzola, pezze vecchie. Pezza pulita e questo spruzzino. E ora vi spiego perché uso questo spruzzino. Se si apre. Ok. Speriamo che oggi funziona. Sì, funzionato. Da che ce l'ho messo poco. Comunque, ovviamente cavalletto centrale, il movimento da fare è questo. Ho messo questo cartone perché sennò mi si distrugge praticamente tutta quanta la ruota, anche se sinceramente già un po' distrutta per conto suo. Allora vado a spruzzare con questo spruzzino dentro le maglie della catena. Spero lo vedete. Spero che ce l'ho messo troppo poco. Va bene, facciamoci un attimo. Tanto quello che ci avanza lo rimetto qua dentro. Si può fare pure con un pennello, che sarebbe questo, però vabbè, c'ho questo, è un po' più comodo. Ovviamente questo è lo spruzzino della Fornie Grill, non è quello che nebulizza non va bene. Allora, prima di partire con il gesso coloro una maglia, così so da dove sono partito a mettere il petrolio bianco. La pulizia della catena la faccio ogni 1000 km, ogni 1000 km, quindi rimetto il petrolio bianco, pulisco e metto il grasso. Qua ovviamente scola mezzo mondo, non me lo scordo ogni volta che qua scola mezzo mondo, va bene, ci arrangiamo così. Ok, allora prendiamo questo. Anzi, non mi piace, faccio come ho sempre fatto, questo lo metto qua. Che se non scola mezzo mondo, e qua ci metto un altro cartone che attualmente ce l'ho sotto questo. Va bene questo, lo pulisco. Ok, riandiamo. Uso la spazzola, la metto qui e inizio a pulire tutto. Si vede la sporcizia che scende. Ah, ovviamente mettetevi sempre guanti perché dire che vi sporcate completamente poco. Ok, no, facciamo pure la parte di sotto, guardate che schifo. Combatto un po' e poi do la botta finale anche alle varie maglie che ci sono qui, così. Una puzza che non vi dico, uno schifo che non vi dico, e da questo penso che si possa vincere. Allora, pezze vecchie. E vado. Ovviamente pulisco pure dentro, soprattutto le maglie.
questa è la prima passata e si vede lo schifo che ci sta uscendo, ma nel caso lo faccio con una pezza un pochino più pulita così vi mostro lo schifo che ci sta. Questa è un po' più pulita, dai. Questa l'ho fatta 900 km fa. In questo caso metto la mano qui dentro e premo sia sopra che sotto. La moto la devo andare a pulire, sì. Ora metto il grasso alla catena, coloro sempre una maglia con il gesso e inizio da questa. Questo è spray, quindi si mette abbastanza facilmente. Puzza un po', però vabbè, amen. Eccolo, siamo arrivati. Ok, ora prendo una pezza pulita. E passo un po' così per togliere il grasso in eccesso, perché la prima volta che l'ho fatto io miscolavo in continuazione il grasso, pensavo fosse una perdita d'olio, all'inizio invece no, era semplicemente il grasso perché ne avevo messe praticamente troppo, e infatti un po' purtroppo ne metto sempre, però vabbè, quindi facendo così ho notato che ho un pochino di meno problemi, cioè miscola molto meno, anzi diciamo che non scola, va sulla ruota, ma vabbè, quello non è un problema. Ok ragazzi, questo video è finito così. Se qualcuno ha dei consigli che mi scrivesse sui commenti, rispondo sempre molto volentieri. Se il video vi è piaciuto mettete like, se non vi è piaciuto spiegatemi perché sempre nei commenti, vi rispondo sempre molto volentieri. Iscrivetevi al canale, per voi è gratuito, a me invece date una grande mano. Grazie di nuovo a tutti ragazzi. Ciao.